Simona Spal, che ha contenuto bene la Ternana nel secondo tempo, hanno avuto un'occasione all'inizio e voi avete un po' equilibrato quello in più che loro avevano avuto nel primo tempo. L'unico difetto forse ancora la mancanza un pochettino nel servire gli attaccanti. Tutto penso che arriverà, insomma, come ha detto lei, di difetti ne avevamo un po' di più prima, poi un pochino di meno, oggi abbiamo solo questo qui, forse, quindi la direzione è quella giusta, bisogna aiutare gli attaccanti in tutte le maniere, loro ci hanno aiutato tanto dal canto loro, hanno corso tanto, e quindi anche qualche gol in più arriverà, ci sta, anche loro hanno avuto le loro occasioni pericolose, l'unica cosa che non mi trovo d'accordo è che nel primo tempo noi abbiamo avuto due o tre occasioni importanti e quindi sono proprio soddisfatto della partita tutto tondo. Poi ovviamente sapevamo di giocare contro una squadra molto forte, una delle più in forme del campionato e quindi è normale che qualcosina concedi. L'alternativa era schiacciarci dentro la nostra area e provare a difendere, ma secondo me così in una maniera o nell'altra il pugno, il cazzotto prima o poi lo prendi. Invece così abbiamo provato a rispondere a viso aperto e è stata una bella partita secondo me. Io non mi ricordo una partita che i difensori non abbiano giocato molto bene, anche la prima che secondo me è stata quella un po' più caotica, con un po' meno idee, tante idee in meno avevamo, i difensori hanno fatto la loro figura, hanno lottato, ma questo può succedere solo se tutta la squadra li sostiene, li supporta, se c'è un blocco abbastanza compatto, perché da soli i difensori non possono giocare contro 11 giocatori, hanno difeso tutti e 11, anzi tutti quelli che sono entrati anche alla grande. E ovviamente poi escono fuori le individualità dei nostri difensori che sono incredibili perché stanno facendo delle partite clamorose. Aspettava mister una Ternana più brillante oppure merito della sua squadra, della crescita della sua squadra che insomma passo dopo passo? No, io ho visto una Ternana brillante, hanno fatto una buona partita secondo me, non è che li abbiamo massacrati, non è che meritavamo di vincere 5-0, hanno fatto la loro partita, hanno avuto le loro occasioni e diciamo nel finale ne abbiamo avute alcune di veramente clamorose, però secondo me sono un'ottima squadra, un ottimo allenatore, lavorano insieme, l'unica cosa che gli invidio un po' è questo, insomma, che lavorano insieme da tanti anni, e mi hanno ricordato prima che fra una settimana sarà un mese che sono arrivato e il tempo a volte è più che il denaro, perché comunque lavorare tanto tempo, riconoscersi, conoscersi, sapere tutto, anche io devo sapere tutto quanto i miei giocatori, quindi hanno tanto tempo alle loro spalle e si vede perché giocano un buon calcio con alcune individualità incredibili. Penso uno su tutti, Palumbo, che per te è un giocatore veramente sprecato per la Serie B. Mister, ha detto che fra una settimana e un mese, no, che è qui che è alla spalla. Ecco, come valuta questa esperienza, questo campionato di Serie B in questo primo mese, visto che è una novità per lei? È bellissimo, è difficilissimo perché ci sono tante squadre organizzate, tanti allenatori preparatissimi. Io cerco di aggiornarmi, ieri sera all'una, alle due, mi guardavo i miei video su, non dico quale squadra, ma come difendeva, come attaccava, cerco di meritarmi la disponibilità che mi ha dato il presidente, la fiducia che mi stanno dando i dirigenti e soprattutto il cuore che mi stanno dando questi giocatori. Quindi cerco di aggiornarmi al più presto, più che posso, perché calcio cambia settimana in settimana e il campionato è un campionato, come posso dire, difficile, di livello, soprattutto quest'anno abbiamo detto tutti quanti che era una A2, no? E quindi nulla che mi ha preso impreparato, me lo aspettavo, trovi squadre di tutti i tipi, insomma la Ternana che ha tantissime individualità o altre squadre con le quali abbiamo giocato contro prima che magari hanno ancora più compattezza, meno talento, però magari ancora più duri da scardinare, capito? Mister, a tale proposito faccio una domanda, la posizione di Maestro, che giocava un po' tra le linee, faceva da sinistra e andava sempre dentro, mi mette in difficoltà a volte la Ternana, un giocatore così che tra le linee, l'aveva preparata proprio specificamente per questo oppure Maestro? Sì, diciamo che quella è la sua posizione, una delle posizioni che lui predilige, lui ha giocato tanto trequartista, ha giocato anche un po' più largo. Secondo me è un giocatore che deve avere questa libertà, una cosa che abbiamo fatto anche in altre partite onestamente, però oggi sapevamo che insomma per la prima volta incontravamo una squadra, dopo Cittadella, ma Cittadella non lo calcolo perché veramente eravamo arrivati da due giorni, dopo tante partite contro squadre che giocavano e difendevano a 5, avevamo una squadra che difendeva a 4, quindi spazio per i quinti ce n'era e spazio anche tra le linee lì, dovevamo sfruttarlo e ovviamente Fabio Maestro è quello che ha più quelle caratteristiche piuttosto che Luca Valzania, quindi sono soddisfatto di come si è mosso e già
questa è una cosa mia personale, già vedere come riconosce alcune situazioni rispetto a come le riconosceva ai primi giorni mi fa essere molto fiducioso. Mister, tu sei stato anche, diciamo, una bella disputa tra due tecnici. Nella seconda frazione di gioco Lucarelli mette tre uomini in campo e lei risponde subito, immediatamente. Infatti, ho fatto fare a lui, c'è più esperienza, io fai tu e poi io mi adatto. No, Cristiano è un amico, è una persona che stimo, è un allenatore che sta facendo un percorso importante, abbiamo parlato un pochino anche quando al chiuso, diciamo, e lo stimo molto, sta facendo qualcosa di incredibile, anche l'altro anno ha fatto secondo me quello che doveva fare, quest'anno sta alzando l'asticella, lo stimo molto anche questa società, ho apprezzato tantissimo il presidente Bandecchi che è venuto negli spogliatoi a fare i complimenti ai giocatori, addirittura dicendo che meritavamo qualcosina in più, e questi gesti non sono mai scontati o dovuti, quindi l'ho apprezzato molto. Scusi, una curiosità, mister. 2 anni fa, prima dell'arrivo di Lucarelli, prima che la società decidesse di andare su Lucarelli, era stato accostato il nome di Rossi La Ternana, era più una suggestione forse, però insomma era un nome che piaceva anche all'ambiente. Volevo chiederle se c'era stato qualcosa o in realtà era solo una chiacchiera, insomma. Chiacchiere, qualcosina, è passato tanto tempo, neanche mi ricordo, ma penso che non potrei scegliere nessuno migliore di Cristiano, perché poi i fatti gli hanno dato ragione, ha portato la squadra in Serie B, l'ha mantenuta la categoria e quest'anno sta facendo ancora meglio, quindi ottima scelta da parte di Leone, del presidente, eccetera, eccetera. Maestro e Pedro infortunati? Io credo che Patrick si sia fatto male. E Maestro credo che fosse un po' affaticato, crampi, comunque queste sono cose che poi le valutiamo ovviamente, come dite voi, con gli esami strumentali, cioè i prossimi giorni, le prossime ore. Mister, amici, dopo Genova ancora centrale, è una scelta precisa oppure è solo dotata dell'emergenza? È una scelta molto serena, ovviamente lui nasce terzino, nasce quinto, però soprattutto è un ragazzo che dà una disponibilità tale che al di là della prestazione ti senti tranquillo e sicuro di metterlo in campo. Ogni volta che entra risponde presente, sono quei ragazzi che al di là di quello che fanno dentro le linee bianche del rettangolo di gioco fanno tantissimo anche lontano dai riflettori, è un positivo, è un lavoratore e secondo me entrare oggi con la Ternana che ha messo giocatori anche fisicamente molto più grandi di lui era difficilissimo e è entrato alla grande.